Matteo Lorraso, funzioni pubbliche a CGIL, qui nell'aula dei sindaci del Comune di Ribera per un momento importante. Un momento importantissimo oggi che finalmente si celebra un sogno per 18 lavoratori dipendenti in servizio al Comune di Ribera che hanno firmato i contratti per le progressioni verticali in deroga. Una possibilità che dà il contratto nazionale è che a Ribera, dopo tanti confronti, si è arrivati finalmente alla conclusione di questo procedimento. Per cui volevo formulare i migliori auguri a tutti i dipendenti che hanno firmato questo contratto che li porterà a svolgere delle mansioni superiori, quindi ad una categoria di appartenenza superiore e quindi dare migliori servizi ai cittadini qualitativamente, che è quello che tutti ci aspettiamo. È un momento importante per l'amministrazione comunale di Ribera. Nella scorsa settimana altri lavoratori ASU sono stati premiati con l'aumento delle ore. Adesso, quest'oggi, la firma di questi 18 dipendenti e poi si è attivata la procedura per i 36 lavoratori ASU che hanno iniziato il percorso per essere stabilizzati. Insomma, si trovano i soldi per migliorare i servizi del comune. Un momento importante per il Comune di Ribera è stato quello del 30 di agosto, quando hanno firmato la ricontrattualizzazione a 30 ore lavorative gli 84 dipendenti part-time. E quello sicuramente è un atto che dà credibilità all'amministrazione, che darà sicuramente maggiori servizi ai cittadini, più efficienti, più efficaci. Ma l'ultimo traguardo che il 2024 ci aspettiamo di raggiungere, e penso siamo già quasi al termine, è la stabilizzazione dei 36 lavoratori ASU e proprio giorno 30 avremo una riunione per il confronto per completare poi tutte le procedure entro la fine dell'anno 2024. Va bene, ti ringraziamo.